ed eccoci qua che dopo aver effettuato una prova sulla neve siamo qui adesso ad effettuare la prova su asfalto asciutto. Ho scelto una strada con asfalto decente dove ci sono parecchie curve abbastanza veloci, alcune un po' più strette, altre che chiudono in uscita, per testare un pochino queste gomme, per vedere un pochino come si comportano sull'asciutto. Chiaramente non andrò a strafare perché non ce n'è bisogno, anche perché comunque sono gomme che vanno utilizzate, diciamo, con un uso tranquillo, insomma. E quindi vediamo un pochettino. Allora, devo dire che, diciamo, ho fatto all'incirca 200 km con queste gomme e man mano che vado avanti migliorano, questo chiaramente perché la gomma ha bisogno, diciamo, di qualche chilometro per entrare a funzionare correttamente. Sta migliorando e infatti diciamo che tra le curve si comporta bene, si sente comunque la presenza della spalla da 65 che insomma è bella altina. Però nonostante questo la tenuta è buona, chiaramente se si tende ad andare un pochino più veloce si sente proprio la spalla che flette e quindi la macchina un pochino perde aderenza. Però si tratta comunque di situazioni limite. Quanto riguarda il resto si comporta veramente bene, chiaramente la macchina perde un pochino di precisione, soprattutto se messa a confronto con le spalla 50 che avevo, quindi questo chiaramente si avverte, però il comfort di guida ne giova sicuramente, infatti sono più silenziose e assorbono meglio tutte quante le asperità diciamo del manto stradale, e questo non è una cosa da poco, anche perché diciamo che ho voluto fare il cambio anche per questo motivo. Il motivo principale era che i vecchi cerchi non, diciamo, erano da rettificare, quindi non era il caso che li tenessi, anche perché non volevo che questo potesse arrecare danno alla meccanica, cioè come con tutte quelle vibrazioni, insomma, e quindi ho preferito cambiarli. Comunque devo dire che queste gomme mi stanno soddisfacendo perché, ripeto, sono silenziose, sono comode. Come ho visto, sulla neve si comportano molto molto bene, sopra ogni mia aspettativa, devo essere sincero. Le ho provate anche con asfalto un po' umidiccio e anche là mi hanno dato un'ottima impressione, diciamo che sono state molto solide. Anche in questo caso sull'asciutto certamente ci sono gomme, ecco, adesso saranno i carabinieri ancora, quindi ci saranno, che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo che stavo dicendo, perché sono stato distratto. Oddio, le pecore, perfetto. Guarda qua, mannaggia, che cazzo mi ha perso, mo? E insomma, abbiamo incontrato le pecore. Tra poco facevamo gli arrosticini. Niente, in sostanza, si comportano molto bene sopra la neve, molto bene su asfalto umido, mi hanno sorpreso. Si comportano discretamente su asfalto asciutto. Chiaramente ci sono gomme migliori, per esempio le estive, proprio estive, le invernali chiaramente si comportano meglio nei loro campi di applicazioni, quindi le estive si comportano meglio sull'asciutto e le invernali si comportano meglio magari sulla pioggia oppure sulla neve, quindi diciamo che questo è un pneumatico di compromesso. Però ripeto, mi sta dando un'ottima impressione. All'inizio sembrava fosse parecchio cedevole la gomma,
soprattutto in curva stretta, ma poi mi sono reso conto che avevano un attimo bisogno di tempo prima di entrare a pieno regime, e ora stanno andando veramente molto meglio. Quindi diciamo che per il momento sono soddisfatto e vedremo un pochino nel futuro l'usura e altre cose, di questo non ho ancora dati chiaramente, però vi farò sapere. Non perdetevi diciamo le due parti relative alla salita e alla discesa su fondo innevato, che sono molto importanti, e vi consiglio di guardarlo perché comunque la gomma si è comportata molto bene e mi ha stupito. E quindi niente, ci aggiorniamo sul forum. Ciao ciao!